Silvano Mastro Leonardo, una mostra fotografica di artisti molisani. Si parla di un Molise che resiste in qualche modo. Ecco, qual è il significato dell'esposizione che avete realizzato? Sì, in realtà è appunto questo laboratorio la cui storia sono persone che sono rimaste in Molise, oppure persone che sono andate fuori e tornate, o persone che sono venute da fuori e rimaste in Molise per qualche motivo. Ovviamente ogni persona di quelle fotografate dal fotoamatore e dalle fotoamatrici ha una storia diversa, e quindi ognuno di loro ha un discorso diverso riguardante il Molise, però sono tutti molto interessanti, ed effettivamente anche la resa fotografica dei soggetti è molto interessante da guardare. Avete posto l'accento sul ritorno, spesso la realtà ci fa fare altri ragionamenti, ci fa parlare di partenze. Invece questo Molise c'ha anche questo fascino del ritorno, un fascino ancestrale in una terra dove magari ci sono tante cose che mancano, che però ha ancora un suo, come dire, fascino. Certo, è una terra che ha un fascino, e lo dico io perché per primo sono una persona che non sono molisano, ma sono venuto a vivere, quindi in realtà ho anche fotografato quello che sentivo. Effettivamente è un fascino particolare, anche perché è una terra in cui secondo me si può ancora dare tanto, e questo secondo me è importante ribadirlo sempre. Ecco, come la fotografia può facilitare questi percorsi del ritorno, raccontando magari storie che a tanti sfuggono? Certo, è un racconto fatto di immagini, ma anche appunto di didascalie, ed è importante perché noi per primi ci siamo resi conto, fotografando queste persone, di quanto fosse resistente appunto tutto questo movimento, o meglio questo ritorno di persone nel Molise. Messere, presidente dell'associazione Tecne, che propone in questi giorni una mostra straordinaria che racconta il mondo e allo stesso tempo racconta il Molise. Si va dall'estremo oriente alla nostra terra, si parla di ritorno. Ecco, allora cerchiamo di, come dire, raccontare il senso della vostra scelta. La scelta coerente in questi tre anni è quello, come hai già detto, di portare da un lato il mondo a Campobasso attraverso l'occhio dei fotografi internazionali, dall'altro sicuramente iniziare a sviluppare e produrre quello che la nostra terra può fare dal punto di vista fotografico. E per questo quest'anno abbiamo dato vita a Molichrome Lab, cioè questo laboratorio in cui sono inserite tutte le associazioni fotografiche di questa nostra terra, e dove quest'anno attraverso Molichrome Lab sono stati scelti 11 fotografi che sono presenti con 11 dittici all'interno della seconda mostra, che è sul tema del ritorno e della resilienza, sulle attività imprenditoriali che hanno scelto di tornare e restare qui in Molise e fare attività. Infatti la seconda mostra è un racconto fotografico. Restiamo sul racconto, perché le fotografie hanno una loro narrazione che lascia molto spazio però anche all'immaginazione. Nei vostri programmi futuri come associazione Tecne ci saranno altre opportunità di questo tipo? Ce lo auguriamo, ora di anno in anno costruiamo per il futuro. Ad oggi ci godiamo quello che abbiamo appena dato vita per la terza volta, e ci auguriamo di poter essere attaccati al territorio con tutte le nostre unghie e non andare via da qui, cercando di promuovere sempre ciò che il nostro territorio ha da offrire e di portare ciò che il mondo offre.
qui dentro. Eolo Perfido, direttore artistico di Molicrom, Festival della Fotografia Nomade. Cerchiamo di dare una definizione. Cos'è la fotografia nomade? La fotografia nomade è sostanzialmente quello che abbiamo cercato di raccontare, una metafora, ovvero che di nomade non c'è soltanto un'attitudine al viaggio, ma uno sguardo nuovo. Per cui cerchiamo di unire la visione di grandi viaggiatori che ci hanno fatto conoscere il mondo grazie alla loro fotografia alla visione di fotografi locali. Quindi abbiamo due grandi mostre, una mostra di Michael Yamashita e una mostra delle associazioni molisane, perché anche i luoghi vicini, se visti con uno sguardo nomade, con uno sguardo riconfigurato, nuovo, ci permettono di viaggiare. Per cui viaggiamo nei posti più lontani del pianeta, sulle tracce di Marco Polo, ma ci viaggiamo anche a casa cercando di guardare a quello che abbiamo vicino in maniera diversa. Ecco, con che occhio in particolare questo tipo di fotografia ci racconta il mondo? Ce lo racconta intanto andando a ripercorrere un viaggio importante, un viaggio che ha cambiato il mondo e che necessita di una secondo sguardo, perché il mondo è cambiato ancora, il mondo è in continua evoluzione e certi luoghi mantengono un fascino incredibile e ci fanno anche ricordare che alla fine, quando le culture si incontrano, quando le persone cercano una conversazione, il mondo è sicuramente un posto migliore, specialmente in un'epoca così complicata come la nostra.